Benvenuti alla 42esima edizione del Festival del Gallo d'Oro. Questa sera, dopo la serata di ieri sera dedicata alle band, che ha avuto un grande successo, devo dire, musicale e anche un discreto successo di pubblico, comincia questa sera il Gallo d'Oro classico, quello con i cantanti singoli che vengono qua, si mettono in gioco. Sono molto emozionati, io già ne vedo qualcuno. Qua dietro sono già pronti i primi concorrenti. Intanto vorrei che la telecamera passi ad inquadrare la giuria, perché siete microfonati, vero giurati? Sì? Riuscite a darmi la voce ai giurati? Così si passano il microfono. Ehi, ehi. Ecco, senti il presidente che fa il sound check. Cominciamo con il ringraziare, do la benvenuta a Alice Cecchini. Buonasera Alice. Ciao a tutti. Collaboratrice di Giampaolo Rosselli nel Festival Tour in tutta Italia, Sony BMG. Esattamente. Allora, a te ti presento dopo. Abbiamo con grande piacere, diamo il nostro benvenuto a Emanuela Rossi. Buonasera a tutti, salve. Ciao Emanuela. Ciao. Emanuela, Nico, la conoscete, ormai è con noi da 3 anni. È vero, sì. Speaker di Tele San Marino, sì. Radio San Marino. Sì. Speaker, insomma. Giornalista. Sì, ma soprattutto sei un anchorman lì. Certo. Dico, insomma, conduci, co-conduci una trasmissione che si chiama Terrazza Cursal. Sì, esatto. Che va in onda sul canale 620 di Sky. 520 di Sky. 520 e 73 di Sky. Del digitale terrestre. Brava, ecco, il microfono vi è stato dato appositamente per correggerci, ecco. Il presidente. Eccolo. Stefano Venturi. Buonasera a tutti. Presidente, so che non ami parlare di te, però comunque ti conoscono tutti ormai, tu sei il nostro presidente di garanzia. Io amo dire così. Beh, spero, insomma, ecco. Musicista. Incorruttibile, naturalmente. Corruttibilissimo. Incorruttibile. Lo sai come me? No. Ah, ok. Allora, presenteremo più diffusamente i giurati dopo. Questo è un saluto, ovviamente. E accogliamo con un grosso applauso Stefano Campanelli. Sì, buonasera. Amico, buonasera. Amico. Sì, ok. Prego, prego, non ti ho sentito. No, così. Perché parli proprio piano? Sì, no, non parlo piano. Fate vedere. Mi hanno dato? Posso muovermi? Sì, sì, muoviti. Ecco, così, fin qui. Non ti sento. Mi senti, no? Adesso sì. Adesso ok. Adesso ok. Bene. Stefano, musicista. Sì, musicista, diplomato, conservatorio, esatto. Anni sì, che sì. Sono qua. Eh sì, e quindi sei una garanzia anche tu? Ma più o meno. Oh. Adesso passo a salutare due amici, prima uno e poi l'altra, perché dulcis in fundo mai appropriato come in questo caso. Il mio amico, un artista a tutto tondo, Sergio Verzi. Buonasera a tutti. Grande Sergio, collaboratore del progetto Vocine Nuove Castrocaro, ma tu fai tante altre cose. Non lasciarmi così con quegli occhiali che mi guardi. Faccio tante altre cose. Ma soprattutto la cosa che uno ti invidia di più, tu sai cos'è? È il mio sangue blu. Tu sei un principe, è vero, e poi ne parleremo. Ne parlerà una nostra amica che verrà qui sul palco dopo. Però soprattutto la cosa che tutti ti invidiamo di più è io faccio il direttore artistico, che non è vero niente, io sono responsabile qualità del Festival di Vocine Nuove Castrocaro, della quale la prossima top manager è la mia compagna Katia Conficone. Nella vita, ok. Potete buonasera un attimo. Allora, Katia Conficone, direttore artistico di Vocine Nuove Castrocaro. Poi parleremo della formula, anzi ne parliamo subito così. Allora, questa sera si esibiranno 3 categorie. La prima categoria, junior, 7 cantanti. Questa sera sapremo il primo, il secondo e il terzo, verrà proclamato il vincitore di questa categoria. Poi avremo una semifinale
categoria adulti cover. Di questi sei cantanti, due andranno in finale, la finale di sabato. Poi avremo la semifinale della categoria teenager. Di questi cantanti, solo sei, salvo casi particolari che poi vedremo se si verificheranno, ma ci riserviamo comunque di valutarli, la giuria lo farà, ne passeranno sei alla finale di sabato, ok? Giurati, avete capito? Sì, no. È chiaro? Ho studiato. Ok.